Allora, le sfide logistiche sono che si affrontano tutto un periodo legato alla gestione degli assortimenti, soprattutto in tema di promozione. Quindi abbiamo assortimenti sempre più estesi, la presenza massiccia di articoli spot in promozione, l'esposizione in aree dedicate come isole o ingresso di punto vendita, variabilità della promozione dalle giornaliere alle bisettimanali e anche alle condizioni commerciali. Tutto questo, la sfida è quella di azzeccare la previsione durante la promozione. Questo perché l'obiettivo è avere i banchi pieni durante il periodo promozionale, ma finire con la giusta merce. Giusta merce cosa vuol dire? La merce che rientra a scaffale, quindi non avere overstock promozionale che innescano poi processi di reverse logistica, quindi ripresa in carico della merce a deposito e poi ridistribuzione sui punti vendita, dove ovviamente c'è un aumento dei costi logistici e un rischio di perdita di margine. L'altro punto è legato anche al rifornimento day by day dei punti vendita. Infatti, garantendo cicli brevi, c'è la freschezza del prodotto, dall'altra parte bisogna fare attenzione a gestire le corrette quantità di stock per evitare fenomeni di scaduto. È molto importante anche in questo caso andare a gestire correttamente una previsione, quindi la gestione della previsione tra canale fisico, la gestione della previsione per il canale comunque digitale, digital comunque canale e-commerce. Questo perché ci permette effettivamente di andare a capire in funzione dei fenomeni promozionali la corretta previsione della domanda tra per un canale fisico e un canale digitale. L'evento Retail Lab è un elemento importante che effettivamente dà valore aggiunto anche perché si incontrano professionisti e imprenditori e quindi c'è una condivisione delle conoscenze e un momento di network molto importante tra le persone dove c'è effettivamente arricchimento anche della qualità delle persone e delle innovazioni che vogliono portare o avere anche semplicemente dei punti di vista diversi che, come al solito, in un percorso di carriera tendono sempre ad arricchire la persona.